Eh, grazie per la presentazione. Eh, oggi sono, sono stato invitato a parlare dell'impiego di enzimi eh, per la produzione di olio d'oliva, eh, praticamente tutta esperienza che abbiamo fatto fuori eh, la comunità europea eh, in tutti i paesi nuovi di produzione di olio d'oliva nel mondo. E ovviamente, prima di eh, andare avanti, dobbiamo eh, capire un po' che cosa sono eh, gli enzimi eh, e eh, come, come, come lavorano gli enzimi su, eh, sulla pasta di oliva. Gli enzimi sono eh, proteine biologicamente attive eh, che degradano soltanto pectine e cellulose delle pareti cellulari e le vacuole dove si trova eh, l'olio. Eh, hanno un'azione altamente selettiva, sono molto specifiche al substrato che devono degradare, in questo caso la pectina e la eh, cellulosa. E, una cosa importante a capire anche è anche che questi sono prodotti eh, denominati eh, coagiuvanti, agiuanti tecnologici, non, non sono additivi, la differenza è che eh, gli aggiunti tecnologici, tecnologici son, eh, sono eh, prodotti che noi eh, aggiungiamo al processo eh, e escono prima che il prodotto finale è, è fatto. E invece, gli additivi sono sostanze che si aggiungono al processo e che rimangono eh, essendo parte fondamentale del prodotto finale. Gli enzimi sono prodotti sostanze che eh, eh, aggiungiamo ma vengono fuori prima che il prodotto finale eh, è messo. o oh, un'altra cosa molto importante a capire è che eh, questi enzimi che noi aggiungiamo esternamente sono quelli eh, stessi enzimi che esistono sui eh, tessuti vegetali della polpa, della frutta quindi non stiamo aggiungendo niente strano eh, Le enzimi eh, sono altamente solubili eh, in acqua. Eh, eh, per questo caso possono essere eliminate eh, per la centrifugazione. E eh, eh, come vedremo dopo sono eh, utensili molto importanti per lavorare la frutta di bassa eh, maturità. Dal punto di de, de vista della ressa, eh, la, la nostra esperienza è praticamente che si eh, raggiunge praticamente un una, una miglioramento eh, notevole della ressa tra il 0,8 al 2%, eh, ovviamente dipendendo dalla condizione della frutta. In, in, per parlare di altro modo, eh, si può dire che la ressa eh, che si prende dà un 8 a 20 kg in più di, olivo, di olio per 1000 kg di olive che si eh, processano. E, ma perché questa strategia di eh, lavorare la frutta di bassa maturità usando insieme? Primo di tutto è evidente che eh, l'olio che si produce si produrre a prima campagna ha una vita utile molto più lunga di quelli che si producono a fine di campagna e, e, e questo è, è saputo che eh, l'olio che viene fuori di frutta di bassa maturità ha una vita, eh, una stabilità ossidativa più lunga. Eh, C'è anche il fatto che eh, anche la qualità sensoriale eh, dell'olio di oliva viene fuori molto migliore eh, quando si produce l'olio di frutta di bassa maturità, eh, in comparazione con quelli oli che si producono a fine campagna. Eh, la strategia di, eh, di eh, eh, fare una campagna eh, più presta per finire eh, più presto la campagna, anche eh, ci porta, eh, diciamo il vantaggio di evitare la presenza di eh, gelate, l'impatto negativo delle gelate e delle eh, muffe, eh, le malattie fungiche sulla eh, qualità dell'olio. No? E anche c'è un, un punto molto importante a, a considerare che, che eh, finire la campagna eh, più presto ogni anno significa avere meno impatto negativo sulla differenziazione delle fiori, della fiore nella prossima fioritura, nella fioritura dell'anno seguente, quindi questa è un'altra eh, giustificazione per l'uso di enzimi eh, per lavorare la frutta eh, di bassa maturità che come tutti sappiamo è una frutta sempre più difficile di lavorare. Quando parliamo di, di enzima, eh, del, dell'uso di enzimi, eh, ovviamente il parametro di frutta che più impatto ha sulla decisione di usare l'enzima è la maturità de, eh, del frutto. In questo caso, in questo tavolo stiamo eh, guardando ovviamente la il calco, o, o la, la tipica eh, categorizzazione delle eh, de olive eh, in otto eh, diverse categorie, da 0 a 7, eh, di quello che chiamiamo l'indice di maturità, eh, che ci dà un'idea della maturità fisiologica del eh, frutto. Eh, sempre che la maturità del frutto si trova eh, diciamo sotto 3.5 in un punto equidistante tra il 3 e il 4 praticamente si può dire che eh, l'uso di enzimi è economicamente effettivo quello è la maturità visuale quella che noi possiamo eh, valutare eh, visualmente ma che cosa succede all'interno dell'oliva questo è un lavoro fatto Ehm, ehm, svolto per eh, questo è ricercatore Mingherese Moschera, ehm, dove eh, si è fatta una misura dell'evoluzione della tessitura e il, il totale di pectini eh, delle pareti cellulari in frutto di olive che eh, vengono da eh, verde, eh, diciamo frutta di bassa maturità, fino a che si produce l'invaiatura e. Dopo andando avanti fino a che l'oliva è totalmente matura, totalmente nera. E in questo caso l'evoluzione si vede subito che la tessitura eh, eh, dell'oliva cade, eh, cade significativamente, eh, mentre che l'oliva eh, si matura. Eh, questo si è dovuto al fatto che eh, il, il totale di pectina che si trova sulle eh, pareti cellulari anche cade, eh, naturalmente eh, mentre che la oliva si matura eh, quello che spiega eh, la tessitura della frutta è eh, praticamente il totale di pectina più pectina abbiamo sulle eh, pareti cellulare eh, più textura eh, eh, ha la oliva eh, ecco perché eh, mentre che la frutta si, eh, si matura diventa più morbida, eh, più soffice eh, in comparazione con l'oliva verde che ha una, una tessitura forte. Cosa fanno gli enzimi? Eh, praticamente degradano, come ho detto prima, eh, la, eh, eh, tutta la pectina che si trova nella lamella media, eh, che è come quella colla che mantiene tutte le cellule eh, unite. E, diciamo che quando aggiungiamo enzimi sulla pasta, e questi enzimi degradano questa colla e fanno gli, eh, eh, le, le cellule eh, a diventare eh, libere. Così l'olio viene fuori. E questa è una, una fotografia eh, microscopica. Dove si vede chiaramente questa, eh, questo bianco e quella colla che ho detto, che è la mela media, che è piena di pectine. Una volta che noi aggiungiamo l'enzima, l'enzima eh, degrada questa pectina, le cellule eh, diventano libere e anche l'olio eh, viene fuori libero e è più facile di recuperare per cent eh, centrifugazione. Ma in che casi eh, usiamo l'enzima? Eh, che dosaggio è conveniente eh, utilizzare? Come detto prima, ovviamente il parametro più importante che eh, determina eh, l'uso dell'enzima è la maturità del frutto. Sempre che eh, abbiamo una maturità del frutto sotto 3,5, eh, è conveniente eh, usare l'enzima per. Eh, Fare più semplice la liberazione di l'olio. Anche quando abbiamo una, un problema di efficienza di estrazione, diciamo l'efficienza si trova sotto l'85%, ovviamente usare enzima nel processo ci porta la, il vantaggio di spingere questo, questo valore per arrivare praticamente a questi, eh, a questi valori di efficienza. Anche quando stiamo lavorando, le olive di qualità o tipologia eh, difficile, eh, tipico caso dell'Alvechina, lecino, Cino, Picua, Logi altre varie varietà. L'impiego di enzime anche eh, ci porta eh, un vantaggio di eh, migliore liberazione di olio in questi casi. Eh, si usa l'enzima eh, anche quando abbiamo un problema di viscosità, la viscosità di pasta può essere spiegata dalla eh, bassissima maturità del frutto o una bassa umidità eh, del frutto, un basso contenuto di olio nella frutta o frutta eh, troppo eh, piccola, eh, con rapporto mh, di polpa nocciolo troppo basso. In questi casi questo tipo di frutta eh, diventa eh, Pasta eh, che ha un problema di, di viscosità alta e l'enzima, ovviamente, eh, come fluidifica la pasta, eh, ci dà un aiuto in eh, fluidificare quella pasta e far uscire l'olio. Diciamo per il, il fatto del, del dosaggio, eh, è conveniente eh, usare, questo ovviamente, una una raccomandazione generica, ma diciamo 450 ml per tonnellata se sì, l'oliva si trova con una maturità sotto 2.5 o 300 ml per tonnellata eh, se sì, la maturità dell'oliva è tra 2.5 e eh, 3.5. E ovviamente si fa nell'aggiustamento di questa do eh, dosis, eh, dipendendo dalle di, eh, perdite di olio sulla sansa o la viscosità della pasta. Un, una questione che è anche importante avere in conto è che e il mix enzimatico, l'uso di eh, diversi eh, enzimi eh, è sempre eh, una buona idea. Ci sono enzimi che hanno un impatto forte sulla viscosità della pasta e anche quelli che sono più soffici. Quindi eh, la, il mix enzimatico deve essere aggiustato eh, in base al tipo di eh, frutta che stiamo eh, lavorando. Il processo di, eh, diciamo di eh, imparare sul, sull'uso di enzimi eh, è stato un, un processo per noi abbastanza lungo. Eh, eh, velocemente, puoi dire che negli eh, anni 90, quando eh, si è sviluppato l'olivicoltura nel mondo fuori l'Europa, eh, era evidente che non si poteva competere con l'Europa eh, in termini di volume. Eh, ecco, per, ecco perché eh, la strategia di produzione era eh, su, eh, la, eh, diciamo, la, sulla eh, qualità eh, dell'olio. Eh, ecco perché eh, le aziende di produzione fuori Europa normalmente cominciano la campagna eh, più presto che l'Europa eh, per produrre oli di eh, qualità. Ma in quegli anni non ce n'erano eh, prodotti enzimatici specifici per, eh, per l'olio d'oliva, tutte le enzime che si usavano erano enzimi di, che si usavano sulla industria del vino, e ovviamente le, le, le resse eh, non erano tanto, eh, tanto significative, si arrivava a un miglioramento del 0,8-1% della ressa. Eh, ma quando eh, in anni posteriori quando eh, si sono sviluppati gli standard eh, commerciali di questi paesi, tipicamente Australia, California, Argentina, eh, e, eh, si è presentata la eh, necessità di avere eh, aggiunti tecnologici, tecnologici più, più eh, effettivi per la produzione di frutta di bassa maturità. Eh, ecco perché si è cominciato un lavoro di caratterizzazione di frutta e anche di enzimi che c'erano nel mercato per capire come com si dovevano usare questi tipi di, di utensili. Già eh, negli anni 2000, 2010 avanti eh, gli enzimi sono pressi, adottati da questi eh, codici di o food standards, eh, codici di alimentari di questi paesi. Eh, già eh, i provvedori di enzimi già capivano più eh, su questo tipo di, di, di utensili eh, anche i produttori hanno capito come usare meglio questo tipo di, di, uh, eh, di utensili e eh, la ricerca eh, dell'uso di, eh, di enzimi si fatto, eh, a, 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 eh, ci ha dato molta informazione su eh, il migliore eh, uso di questo di questi tipi di enzimi per la eh, liberazione di olio. Già eh, negli anni 2020 avanti eh, praticamente l'enzima le, è stata adottata in forma massiva per l'industria eh, dell'olio di, di oliva fuori Europa, eh, questo anche ci porta un risparmio di energia eh, e una un impatto eh, meno evidente sul il medio ambiente e le rese eh, che si ottengono eh, sono già dall'1 all'1,6%, che sono rese molto, eh, a miglioramenti molto importanti. Ma come si evalua eh, la performance degli de enzimi? Bueno, ovviamente la, il, il, la performance enzima, il punto più importante a, a, a ragionare in questo caso è l'effettività economica dell'uso di questo tipo di, eh, di utensilio di lavoro industriale. Eh, si valuta anche l'efficienza in, industriale, si valuta la, la, eh, la, la ressa. Eh, anche quello che, che vediamo eh, molto in dettaglio in questo caso è il risparmio di energia che ci porta l'uso di enzimi per i motori delle de grammole e le pompe pasta. Eh, gli enzimi anche hanno un impatto sulla eh, portata eh, della pompa pasta, sulla velocità eh, della pompa pasta, che, che vedremo adesso. Eh, ha ovviamente un impatto sulla eh, pulizia dell'olio che viene fuori, eh, la centrifugazione. Ha un impatto eh, molto significativo sulla viscosità di pasta. Eh, quando usiamo eh, enzimi, eh, vediamo, eh, facciamo una valutazione visuale della, della grammolazione, come si vede la pasta sulla, sulla grammola. Eh, ovviamente si, eh, si misura eh, la condizione di, di lasanza, eh, la sostenibilità è anche un, un parametro molto importante e ovviamente se eh, eh, si valuta eh, l'impatto sulla qualità eh, dell'olio. Quando facciamo un, una, un lavoro di, eh, di, di calcolo di la efficienza eh, o, o dell'effettività economica dell'impiego degli enzimi, normalmente si fa un, un, una comparazione contro un controllo, eh, diciamo, pasta senza e l'aggiunta di, eh, di enzimi. E in questo caso, questo tavolo eh, eh, mh, rifless, riflette eh, l'uso eh, di eh, diverse dosi di enzima, 200, 300, 400 millilitri, e si fa una comparazione eh, della eh, resa che si ottiene nel processo, anche l'efficienza che si, si ottiene in ogni caso. Avendo in conto ovviamente la, eh, il contenuto di olio in frutta, la, la umidità, la maturità del frutto, eh, la grilla del, del frangitore, il tempo di gramolazione, la temperatura di gramolazione apportata, eccetera. Eh, una volta che abbiamo i risultati di ogni prova, eh, valutando i chili di olio ottenuti in ogni caso, possiamo fare un calcolo economico. In questo caso, questo calcolo economico ha in conto evidentemente. Il prezzo eh, dell'olio eh, per litro e il costo dell'enzima per chilo. Eh, e in questo caso, in, in questo esempio, eh, l'uso eh, di enzimi a 400 ml per tonne eh, ci ha portato eh, una, un miglioramento di netto, un beneficio netto di 56 dollari per tonne di eh, oliva eh, in processo. L'efficienza industriale è il parametro più importante industriale eh, a valutare. Eh, è possibile fare un calcolo di questo parametro sempre che abbiamo il valore di, eh, eh, di, 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 di contenuto di olio sulla eh, frutta, in questo caso il 19.2. Sì, lavoriamo, facciamo una prova sempre. Eh, e, e, facendo una comparazione contro un controllo senza enzima come è il, la prova il trial 1 e, e si può vedere subito che tutti e tutte due il trial 2 e il trial 3 che hanno, e, e, hanno e, utilizzato l'enzima ultraolio sono venuti fuori con un'efficienza più alta e, che il caso del controllo e, è importante ovviamente fare una comparazione come ho detto prima di la resa che si ottiene in questo caso nel trial 3 17.21 contro 19.2 e, e significa un'efficienza un di praticamente il 90% di estrazione invece con, quando non abbiamo eh, il, il, il valore di, eh, di eh, contenuto di olio sulla frutta eh, si può almeno comparare eh, le rese eh, le efficienze eh, scusi l'RS eh, in ogni eh, caso in questo caso il trial 1 sempre è un, è un controllo senza enzima contro il trial 2 che è un, eh, una prova fatta con una mescola, di, di un mix eh, enzimatico dove eh, le prove eh, hanno risultato in una, un miglioramento di praticamente un 1.5% di olio che è lo stesso a dire eh, 15 kg di olio in più eh, che eh, per, per tone, di, 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 per 1000 kg di, di, di olive in processo, eh, a comparazione del controllo. l'energia eh, che si consuma nel processo è anche molto importante a, a valutare, in questo caso il parametro che dobbiamo avere in conto è il... Che si è misurato è eh, il torque di, eh, la gramola, del della gramola, del eh, motor della gramola. In una prova di controllo senza enzima, un enzima A e un enzima B, eh, si vede subito che l'impiego di enzimi ha, eh, ci ha portato a una riduzione del consumo di amperaggio eh, da 4,7 a 4,5 con la prima enzima e da 4,7 a 4,3 con l'enzima B. Eh, ovviamente, questo ha una correlazione importante con l'efficienza eh, di estrazioni in, in ogni caso. No? E se in questo caso si eh, è raggiunto una, eh, un miglioramento dell'efficienza praticamente di eh, 6-7 punti. Anche eh, come, quando si fanno prove eh, di eh, enzimi si valuta anche la pressione. La pompa pasta che alimenta il decanter in bar. Eh, questa è una prova che ho fatto io in Cina eh, con il cultivar Lecino a dosi eh, crescenti: eh, 200-400-600 contro un controllo senza enzima. E si vede eh, subito che eh, la gramula, eh, l'amperaggio della la cade. Lo stesso che cade la eh, la pressione della pompa eh, pasta, diciamo che la pompa pasta lavora più eh, eh, senza, eh, senza sforzo in questo caso, anche l'efficienza di estrazione è salita. La velocità della pompa pasta, come ho detto prima, eh, è un valore che si modifica quando si usa l'enzima, l'enzima eh, ovviamente fluidifica la pasta. E eh, fa il lavoro della pompa più facile, più semplice, diciamo. Eh, ecco perché eh, l'aggiunto di enzimi, come in, in questo caso, contro un controllo senza enzima, ha fatto, eh, riportato una caduta della pressione della pompa pasta e anche, naturalmente, allo stesso eh, setting di eh, frequenza di Hertz della pompa pasta. La pompa pasta eh, ha, eh, ha avuto una portata un po' più veloce, eh, in questo caso un po' più di 100 kg all'ora in più eh, in questa enzima viscosimel eh, in comparazione con il controllo. Eh, Un'altra eh, prova fatta in Cile, eh, eh, lavorando a 7700 kg all'ora eh, senza enzima si doveva... Eh, e fare il setting della pompa eh, a 26 Hz, ma quando si usava un eh, mix enzimatico di questo tipo, per arrivare alla stessa portata reale, si doveva eh, fare il setting della pompa molto più basso. E dal punto di vista della di pulizia dell'olio, eh, ovviamente l'uso, l'impiego di enzimi nella granulazione eh, ci porta una separazione delle fasi. E molto più eh, significativa eh, si stacca l'olio migliormente, eh, in forma più, eh, più evidente dal, da, dalla pasta, e l'olio viene fuori più pulito. Questa è una prova. Un lavoro di ricerca fatto per eh, Najafian e altri ricercatori, eh, dove questi, eh, questi ricercatori hanno valutato. Il colore e la turbidità eh, dell'olio in tre diverse varietà eh, in un controllo senza enzima e usando enzima 200 ml per ton e 400 ml per ton. E si vede il fatto della turbidità eh, che si misura, eh, si valuta eh, con un indice che si, si chiama Nephelometric Turbidity Unit, eh, che la eh, turbidità dell'olio. Eh, ehm, che cadiva in, in ogni caso, eh, minore l'indice di eh, turbidità, eh, più pulito è l'olio. Eh, questo è un, eh, un impatto abbastanza normale di vedere naturalmente in un orificio usando l'enzima e anche talco che l'olio eh, viene fuori più pulito del decanter. Abbiamo parlato della viscosità di pasta, normalmente eh, in questo tavolo si può vedere che mentre che si usano enzimi a dosi crescente, eh, più alte, diciamo, c'è una caduta della viscosità di pasta. La viscosità di pasta si vede qui, sono questi, eh, eh, questi valori in, azul, in, in blu eh, che cadono, eh, mentre che stiamo eh, aggiungendo più enzimi, fino a un punto in cui eh, già non si arriva a una, a un, una caduta della della viscosità eh, perché l'aggiungimento di enzimi già no, no, no fa, non ha un impatto sulla, sulla viscosità di pasta, ma eh, a, 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 dosis, a dosaggio eh, che eh, va più alto eh, si vede che eh, se eh, sempre c'è una, un, una caduta della, della viscosità di pasta. La linea di colore rosso. Eh, eh, ci eh, parla di dell'efficienza di strazione in questo caso in che anche sta altamente correlata con la caduta di, eh, di viscosità in pasta. Eh, L'efficienza cresce eh, fino a un punto in che già no, si, non, si, non si vede un miglioramento dell'efficienza. In questo punto è evidente che non c'è il senso di aggiungere più enzimi alla pasta. Eh, la viscosità di pasta, come ho già parlato prima, eh, è dovuta eh, alla condizione della frutta. Tipicamente pa i parametri che impattano su eh, questa viscosità sono il peso medio del, del frutto, la umidità eh, del frutto, il contenuto di olio e la maturità. Nel caso di alvechina, che è una varietà che abbiamo studiato assai in questi anni, una varietà molto... Eh, emblematica in, nei paesi fuori della comunità europea in questo caso quando la, il peso medio di frutto eh, cade sotto 1.3 1.4 grammi eh, quando l'umidità eh, è sotto 50% o il contenuto di olio è basso diciamo meno di 14.5% o la maturità è sotto 1.4 diciamo che almeno quando tre di, que di questi quattro eh, condizioni eh, si presentano nella frutta eh, possiamo eh, capire che avremo un problema serio di viscosità di pasta in granulazione. Quando abbiamo questo problema ci abbiamo due soluzioni possibili: una è ovviamente l'incremento del dosaggio dell'enzima sulla pasta eh, per ridurre quella viscosità, o oppure l'aggiunta la, eh, di acqua al processo. La differenza tra queste due soluzioni è che. Nel caso dell'enzima, l'enzima non ci porta nessun impatto negativo sulla qualità dell'olio, invece l'acqua, tutti sappiamo che ha un impatto sui eh, composti eh, polari, polari de, dell'olio, tipicamente i polifenoli, eh, sono eh, praticamente eh, lavati eh, da, dall'olio. Un'altra valutazione che facciamo è ovviamente eh, come si presenta la pasta sulla grammola. Eh, al momento di aggiungere l'enzima, la pasta è ancora eh, con una granulometria grossa eh, con una altissima viscosità. Eh, ma 15 minuti dopo aggiungere l'enzima si vede subito che eh, le, il, eh, la granulometria della pasta è ora molto più fina eh, e si vede una eh, eh, significativa. Eh, caduta di là, eh, viscosità di pasta. 60 minuti dopo, dopo si, possono, eh, si, può, si può vedere già l'olio sulla pasta, eh, una pasta più brillante, eh, questo eh, è dovuto alla uscita dell'olio. Eh, ovviamente si vede l'olio chiaramente, la pasta è molto è più fluido, è fluida. Eh, e la caduta di viscosità già è minore perché eh, il lavoro di riduzione di viscosità si dà praticamente in i primi 15 minuti di, eh, di aggiunta dell'enzima di sulla pasta. La condizione dell'assanza eh, è ovviamente un altro parametro che eh, valutiamo, ovviamente que quelli che abbiamo un, 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 eh, un infrarosso, un equipo equip infrarosso per... Eh, misurare perdite di olio e sansa, questo è un parametro eh, molto importante, ma anche è importante capire che eh, quando si usa enzima sulla pasta, la sansa viene fuori più eh, asciutta. Questo è un lavoro di ricerca fatto da, eh, per Sharma e altri eh, ricercatori eh, con diverse dosi eh, di enzimi da 0 a 1000 ml per tonno, usando quattro eh, tipi diversi eh, di, di enzimi. In ogni caso, in tutti i casi, eh, l'umidità eh, della sansa è venuta fuori più bassa eh, quando la eh, dosis è, eh, va in eh, crescendo. La sostenibilità di, di, del processo è ovviamente migliorata con l'uso di enzimi perché eh, l'enzima lascia andare eh, meno olio sulla sansa. Eh, ci porta un risparmio eh, significativo di energia eh, nella macchinaria olearia di processo e questo ovviamente eh, combinato ha eh, un impatto molto eh, minore eh, sul medio ambiente. Finalmente eh, la qualità dell'olio eh, è, è un parametro ovviamente da valutare. Eh, tutti eh, aggiunti tecnologici eh, per l'uso eh, in, in produzione di olio d'oliva non possono avere un, un impatto sulla qualità eh, dell'olio. Eh, queste sono ricerche diverse fatte da diversi eh, ricercatori nell'industria, in, in, in eh, che in, in questo caso eh, eh, ci fa vedere eh, la misura dei parametri più bassici. Eh, Della de, de qualità dell'olio, come l'acidità la, libera, l'indice di perossidi, eh, il K232, il K270, il Ransimat che misura la, la vita utile dell'olio, eh, dimostrano che eh, in questo caso eh, l'enzima non ha nessun impatto sulla, sulla qualità dell'olio, eh, altri ricercatori hanno fatto una ricerca sui componenti. Eh, eh, composti minori eh, dell'olio, quelli che si trovano in una concentrazione minore, tali il caso degli steroli, eh, la composizione sterolica, il profilo sterolico dell'olio, dove si vede eh, che eh, non c'è anche eh, un impatto su questi eh, parametri, parametri eh, in concentrazione più eh, piccola. Stiamo usando l'enzima e ovviamente... Eh, è ragionabile eh, determinare qual è la, il dosaggio più effettivo economicamente per questo uso. Ecco perché, sempre che stiamo lavorando nell'oleficio, dobbiamo capire eh, per il tipo di frutta e la condizione di frutta che stiamo lavorando qual è il dosaggio più appropriato in questo caso. Per fare queste prove, si possono fare prove eh, di lavoratori usando la tecnologia Avencore, eh, che ha eh, una. Centrifuga piccola, una grammola piccola e un frangitore piccolo che, eh, diciamo, rappresentano il processo reale, eh, ma in modo laboratorio. Quando si fanno queste prove, diciamo che in un'oretta, due orette, eh, abbiamo già i risultati eh, per capire eh, come dobbiamo usare gli esimi. Eh, anche eh, è importante fare eh, prove. È consigliabile fare prove eh, nell'oleificio con, con le macchine oliarie per eh, anche eh, diciamo, eh, validare quei, quei risultati che abbiamo avuto nel laboratorio. Quando lavoriamo con il Avencor, eh, il Avencor ha otto posizioni, eh, quindi possiamo fare otto prove diverse. È normale che una prova va senza sensima, un controllo va senza sensima eh, e dopo usiamo... Eh, eh, valutiamo eh, altre prove con eh, enzimi a dosaggio eh, diverso. Eh, tutti i liquidi che la, la centrifuga di Laminor eh, eh, invia fuori sono, eh, sono messi in un cilindro volumetrico dove si misura la, eh, eh, la fase di olio pulito e l'interfase di liquidi, in ogni caso. Per fare i calcoli e capire qual è la ressa che si è ottenuta in ogni caso. Tipicamente una prova di eh, addossaggio eh, crescente, eh, si fa un controllo con contro, eh, 300, 600, 900, 1200 eccetera eh, di dosaggio, e si può vedere subito che eh, l'enzima eh, rimuove eh, liquidi, molti liquidi dalla, dalla pasta e che fino a un certo punto, in questo caso tra 1200 e 1500 millilitri, per ton, già non si vede un miglioramento della eh, resa di olio e dei liquidi che si, che si tolgono della pasta. In questo caso è ovvio è evidente che la eh, dosis più eh, adatta a questo tipo di frutta, in questo caso, era tra eh, questi due eh, dos, dosaggi, 1200 e 1500. Eh, ma come si eh, aggiungono gli enzimi al, al processo? Se stiamo lavorando in continuo: è normale che tutti gli, gli olefici eh, hanno in conto eh, pompe di pulsi, come questa che si vede in questa foto, eh, dove si, eh, eh, si fa il setting di, di litri all'ora che vogliamo eh, aggiungere alla pasta e questo, si, si, questo aggiustamento dei litri all'ora. Si fanno in base alla portata della pompa pasta. Eh, invece, quando stiamo lavorando in modo manuale, eh, perché stiamo lavorando con macchine piccole, è eh, consigliabile mettere o aggiungere tutta l'enzima che abbiamo bisogno per tutta la quantità di pasta contenuta sulla gramola e fare questo aggiungimento subito in, eh, dal momento in cui stiamo riempiendo la gramola. Eh, alla, al fine di incrementare il tempo di contatto tra enzima e pasta, e, dove si mette l'enzima? Se stiamo lavorando in continuo, è sempre è, è consigliabile eh, mettere, è aggiungere l'enzima immediatamente dopo eh, il frangitore o, eh, nel peggiore dei casi, eh, nella vasca eh, di sopra eh, della grammola, quella che ha eh, la pasta più fresca. Sempre eh, una buona idea è eh, fare una diluzione dell'enzima con acqua eh, di 4 a 1, 5 a 1 eh, acquaenzima, acqua enzima, perché l'acqua è un buon veicolo, veicolo per l'enzima per raggiungere tutti i punti della eh, pasta nella grammola. Anche la, la, il decanter, la centrifugazione deve essere eh, aggiustata un po', perché è evidente che se si, 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 eh, si, si ottiene una eh, liberazione di olio eh, più alta sulla gramola è da aspettare che l'anello di olio all'interno della centrifuga deve essere per forza più, anche più grande. E ecco perché quando eh, eh, utilizziamo insieme nel processo è sempre eh, consigliabile Mm, eh, aggiustare una, eh, una piastra di olio, di uscita e di uscita dell'olio, più eh, grande, un numero più grande di piastra, così ci assicuriamo che eh, l'olio bene fuori eh, si, si evacua dal decanter in modo eh, adeguato. E, è anche consigliabile iniettare almeno un 3-4% di acqua, quando stiamo lavorando in due fasi sul decanter, Così spingiamo eh, quella, eh, quel anello di olio, eh, utilizzando l'acqua, eh, e forziamo questo olio a evacuarsi dal decanter eh, in modo più veloce. Eh, come abbiamo detto prima, eh, l'enzima anche come, come ha un, toglie tanti liquidi della sansa, la sansa viene fuori più, più asciutta, più secca, è sempre eh, una buona idea eh, fare un checking eh, della eh, eh, de della zona di uscita di olio del decanter per assicurarsi che non si accumula eh, pasta eh, seca, sansa seca nell'uscita e non si blocca il decanter. Finalmente eh, Ovviamente dobbiamo parlare della normativa eh, dell'uso, dell'impiego di enzimi eh, in, in diversi punti del mondo, perché ci sono differenze, ovviamente. Eh, il caso della eh, comunità europea è abbastanza chiaro in questo senso, la normativa di luglio 2001 dice chiaramente che al fine di preservare le caratteristiche naturali dell'olio eh, vergine, non si devono usare eh, aggiunti eh, che hanno eh, impatto chimico o biochimico eh, nella pasta. E in questo caso, ovviamente, questo esclude l'enzima. Eh, Io non sono d'accordo con questa idea che eh, l'enzima ha un impatto sulle caratteristiche naturali dell'olio. Eh, ma questa è la eh, definizione: questa è la regola della eh, comunità europea. In questo caso è interessante che. Eh, il Consiglio Oleicola Internazionale, il COI e eh, anche il Codex no, no, non dicono eh, niente sul fatto dell'uso di eh, insimi eh, per la produzione di olio e ehm, nel caso invece dei eh, paesi fuori eh, la comunità europea, come il caso emblematico di Australia, dove ho lavorato per tanto tempo, ehm, la definizione di olio stravergine d'oliva eh, nel caso dello standard australiano è quella eh, stessa di il Consiglio Lico internazionale o il Codex, ma eh, l'articolo 9.3 eh, di questa normativa dice chiaramente che eh, gli aggiunti tecnologici eh, si possono usare sempre che siano approvati eh, per il codice alimentare di Australia e Nuova Zelanda. E quando eh, vediamo questo codice, eh, la sessione 1.3.3 di eh, aggiunti tecnologie per l'olio d'olive, chiaramente dice che sono eh, permessi di usare eh, il talco, il microtalco naturale e gli enzimi eh, pectolitici per eh, la produzione di olio. Anche la California eh, non, ha, non vieta l'uso di enzimi per la produzione di olio eh, il, il Olive Center che è l'istituto di ricerca della Università di California in Davis infatti eh, promuove eh, l'uso di enzimi eh, microtalco natural per la produzione di, di olio d'oliva e un altro caso emblematico è quello di Argentina che eh, in febbraio 2021 eh, ha eh, approvato, ha eh, adottato diciamo, gli enzimi nel codice alimentare locale. Questo è stato un lavoro fatto eh, dai eh, produttori eh, eh, locali eh, di, di olio d'oliva in Argentina che hanno spinto per avere questa enzima approvata per il codice locale. Eh, un, un lavoro fatto dalla Camera della provincia di San Juan, che è la, un, la provincia più importante di produzione di olio in, in questo paese, eh, ha fatto il lavoro amministrativo e, ogni, e oggi gli enzimi sono approvati per l'uso della produzione di olio di oliva. Finisco qui, eh, ringrazio a tutti quanti. Eh, eh, ovviamente, se c'è qualche dubbio, puoi contattare a eh, Univar Solutions.